Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul canale di Sorin. Ieri, per chi ha visto il video, l'avevo mostrata in anteprima, ve l'ho già fatta vedere nel video del tour delle fumetterie di Genova, perché siamo entrati in una delle fumetterie che ha la fortuna di poter venderla, preordinarla per il momento e venderla dal 23 ottobre. Ovviamente stiamo parlando della variant di Tokyo Revengers, il numero 1, un annuncio bomba fatto da J-Pop insieme ad un'associazione chiamata ALF, che è da ieri sera che ha messo un pochettino in tumulto tutti i lettori di manga ansiosi di capire se e come riusciranno a prenderla. Ebbene, oggi cercherò di rispondere a queste domande. Partiremo dal cercare di capire come è nata questa variant, perché è un evento abbastanza unico nel suo genere, quindi oltre a quelle persone che ne stanno già comprando su Manga Comics Market 3-4 copie solo ed esclusivamente per rivenderle, magari c'è qualcun altro che è interessato anche a cosa c'è dietro questa variant ed è un'iniziativa veramente molto molto interessante. Ora io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Detto questo, andiamo con una brevissima sigla e iniziamo a parlare di questa meravigliosa variant. Partiamo dal dire che questa è appunto un'unione tra il colosso, diciamo, dell'editoria manga, ovvero J-Pop, ed un'associazione chiamata ALF, ovvero Associazione Librerie del Fumetto, dove fanno parte non tantissime fumetterie ancora, ma nel caso in cui una fumetteria volesse far parte di questa associazione l'anno prossimo può tranquillamente farlo mandando un'email al loro direttore, al loro responsabile. Le librerie del fumetto si sono unite ed insieme alla casa editrice hanno deciso di creare un qualcosa di unico, probabilmente che non si era mai visto prima, e infatti questa variant, questa edizione del numero 1 di Tokyo Revengers, sarà acquistabile solo ed esclusivamente in queste fumetterie. Da tutte le altre parti non si potrà né preordinare e né acquistare dopo il lancio. Vi ricordo che il pre-order è già aperto, mentre la vendita ufficiale partirà dal 23 di ottobre, quindi mi raccomando ragazzi, se dovete preordinarla fatelo il prima possibile, perché sappiamo benissimo come vanno queste cose, si azzererà la disponibilità di queste copie tempo pochissimi minuti, se non qualche ora, se tutto va bene. Allora, iniziamo appunto a vedere quali sono le fumetterie che hanno aderito all'ALF e quindi dove si può ordinare questa variant. Andrò più o meno in ordine alfabetico e secondo me sarà tipo un'estrazione al lotto, che tutti aspettate di sapere se quella vostra fumetteria di fiducia fa parte di questa lista. Ed iniziamo con Akiba Store di Meta, provincia di Napoli, poi abbiamo Antani Comics di Terni, Comic House di Sarzana, provincia di La Spezia, Comics 21 di Battipaglia, dove il titolare di questa fumetteria, che ho avuto la fortuna di conoscere anche se solo telefonicamente, molto disponibile, è anche il presidente dell'associazione Librerie del Fumetto, Comics Factory di Caserta, e il Gatto Tigro di Genzano di Roma, Dottor Comics e Miss Manga sempre a Roma, Frumix a Leverano, provincia di Lecce, Fumetteria 42 a Tolentino, Fumetti Che Passione a Iesi, Fumetti Store a Asti, Fumetteria Iamori a Forlì, Fumetteria One Piece ad Oristano, Ho Visto Cose, che invece si tratta di una fumetteria online, Il Mondo del Fumetto a Genova, che ancora ringrazio, per chi ha visto il video di ieri sa che io ho avuto la possibilità di mostrarvela in anteprima, ancora prima che arrivasse l'annuncio ufficiale di J-Pop, solo ed esclusivamente grazie a loro. Poi abbiamo il Pianeta dei Saiyan di Trani, Imprevisti e Probabilità di Roma, Jaku Toys Fumetteria a Roma, Kaboom a Salerno, La Tana del Nerd Bisceglie, L'Origa Fumetti a Cagliari, Magia del Fumetto Bazzano, Millennium Shop 5 a Scandicci, Mondi Sommersi Comics and Food Lecce, Nemesis Store Salerno, Nuvoloso Fumetteria Albano Laziale, Shin Crazy Comics a Como, Sturiellet Torino, Tadà Fumetteria Città di Castello, Taubeta Monza, Technodrome Palermo, The Kingdom of Comics Gorgonzola, e le ultime quattro, e qua le ho scoperte dopo che si sono inserite forse più recentemente a far parte di questa associazione, sono Mega Comics di Civitanova, la fumetteria di Iadaresta Fabio a Trani,
la Torre dei Maghi di Formia e Otaku Hiro qua vicino a me a Cassano Magnago. E queste sono le fumetterie, ovviamente oltre a Manga Comics Market, come già in tantissimi saprete, probabilmente magari tanti di voi l'hanno anche già preordinata. In ogni caso, volevo parlarvi anche un secondino di questo ALF, l'associazione appunto, perché a fine mese, tra il 23 ed il 31 ottobre 2021, le fumetterie facenti parte dell'associazione che non andranno a Lucca Comics, in ogni caso, all'interno dei loro punti vendita organizzeranno degli eventi veramente molto molto interessanti. Sto cercando di lavorare per voi, di farvi sapere che cosa organizzano, perché ci saranno non soltanto degli sconti, ma proprio degli eventi con degli autori piuttosto che dei disegnatori che secondo me potrebbero far gola veramente a tantissime persone, sia mondo manga e sia mondo fumetto, ma ci saranno delle chicche veramente molto interessanti. Appena riesco ad avere una situazione di ogni fumetteria, se sarà presente a Lucca, se non sarà presente a Lucca, che cosa organizzerà, comunque vi terrò aggiornati perché è una cosa che è secondo me comparsa dal nulla. Anch'io prima di questa settimana non ne conoscevo l'esistenza, ma stanno facendo un lavoro egregio. E quindi, se avete la fortuna di avere una di queste fumetterie lì vicino, sicuramente da adesso in avanti, con questa prima bomba che hanno lanciato di questa variant, se avrà successo, ma sicuramente lo sappiamo che ce l'avrà vista la fama di questo titolo, potranno sicuramente organizzare qualcos'altro, sia a livello magari di altre uscite, altre particolarità, sia proprio a livello di eventi. Infatti, si chiamerà ALF Comics and Game. Proprio come una classica fiera del fumetto e sarà dislocata in più di 30 fumetterie sparse per l'Italia. Ragazzi, io mi auguro di avervi chiarito un po'. Ah, una cosa importante: il prezzo della variant è comunque quello di 6,50 euro, quindi praticamente uguale al costo dei volumi classici di Tokyo Revengers. In questo modo io spero di avervi chiarito la maggior parte dei dubbi che avevate o magari alcune insicurezze su dove poterla trovare, perché Manga Comics Market ne ha caricate un tot e già dopo forse 40 minuti dall'annuncio erano sparite e non so se nel frattempo ne abbiano caricate altre copie, ma chiamate il prima possibile una delle fumetterie che vi ho detto, contattatele online, andate sul loro sito, ci sono i pre-order aperti, cercate di ordinarle. Io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Mi raccomando, l'unica cosa che vi chiedo è un like e un'iscrizione al canale per supportarmi in maniera totalmente gratuita. Io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video e ancora sperando di esservi stato utile in qualche modo, vi rimando alla prossima. Ciao a tutti e una buona serata!